Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto una notizia esageratamente assurda. Rockstar si è comprata 5M, proprio come avete letto dal titolo, ragazzi. Sì, è successo. Rockstar finalmente ha iniziato a capire che giocare roleplay è divertente. Un sacco di player amano giocare in quella maniera e quindi hanno capito che forse dovevano far parte anche loro di quel mondo. Perché come ben sapete, raga, GTA 5 ha vari mondi paralleli. Rockstar si è comprata 5M. Praticamente ha capito che poteva farci un sacco di soldi. A parer mio, raga, sto facendo delle mie supposizioni perché hanno fatto questa mossa. Come ben sapete, giocare a roleplay, raga, è tutta un'altra cosa. Siamo liberi di comportarci, tra virgolette, come in vita reale. Possiamo andare a comprare le cose, cioè, interagiamo con le persone. È una figata. Io non ho mai giocato su roleplay, quindi non posso farvi esempi personali, ma posso parlare per ciò che vedo. Deve essere veramente divertente, ragazzi. Vi lascio infatti qua sotto, come avete già visto da un po', il gameplay di Spencer, ragazzi, che è uno youtuber che ha più di 2 milioni di iscritti. Lascio anche la chiocciola in questo video, visto che ultimamente per questa cazzo di chiocciole stiamo facendo dei bordelli assurdi, addirittura mi minacciano. Quindi, raga, Rockstar è impazzita. Il fatto è che adesso andiamo al dunque. Personalmente parlando, vi ripeto, io non sono... le mie parole non sono legge, raga. Rockstar, a parer mio, ha fatto questa mossa perché ci farà un sacco di soldi. Perché molto probabilmente, come hanno già anche ipotizzato altri youtuber italiani, molto probabilmente, raga, potrebbero incrementare questa modalità di gioco nell'online 2, cioè nell'online di GTA 6. Ed è una figata. Ciò cosa vuol dire? Potrebbero fare due versioni, perché effettivamente non tutti piace roleplay, però a tanti sì. Tanti non possono giocarci perché non si ha un PC, cioè serve un PC decente per giocare a un gioco del genere, comunque sia pesante. Poi, come hanno detto anche altri youtuber, raga, su 5M le lobby arrivano a centinaia di membri. Qua su console a 30 esplode poi il gioco. Non ce la fa, più di 32 membri, 31 quanti sono, non possiamo averne. È assurdo. Quindi questa sorta di collaborazione potrebbe portarli a migliorare la saga di Grand Theft Auto, perché parliamoci chiaro, raga, chi è che non ci sballerebbe giocare online a roleplay su console, magari in una modalità proprio dedicata a quello, e poi magari ci rompiamo le palle, vogliamo andare a fare due kill e cambiamo la modalità. Come io ho sempre detto, GTA sarebbe bellissimo se facessero due lobby separate, una lobby solo di chi fighta, di gente che combatte, che va lì solo per combattere, è una lobby di gente che vuole fare attività, colpi, cazzeggio. Dividerebbero i cancri dai non e ci sarebbe più ordine. Ma non riescono a gestire i server, anche se siamo sicuri che i server di GTA 6 saranno server assegnati loro, server privati. Non saranno più i stessi server del cazzo che ci sono adesso. Quindi molto probabilmente tipo cose biffe eccetera su un GTA 6 forse non si potranno fare. E niente, ragazzi, a questo punto vi ho fatto vedere anche questi gameplay di Spencer. Per chi non sapesse cos'è il roleplay, raga, ve lo faccio in poche parole. Roleplay è un gioco dove si fa ciò che si vuole. Si va a comprare qualsiasi cosa, una macchina, interagisci con l'addetto dell'autofficina, che potrebbe essere un player che ti vende un veicolo. Ognuno ha il suo compito lì dentro, praticamente lavori dentro al gioco ed è una figata, è molto divertente. Appunto per questo dentro questi server ci sono i soldi che girano, perché ti devi comprare le monete, ok, per comprarti la macchina. E queste monete non sono di Rockstar, raga, erano di chi ha tirato su 5M e comunque sia questi server, ok?
A questo punto Rockstar, capendo che i giocatori piacevano il mod e da lì si potevano fare dei soldoni, perché sicuramente ora poi essendo entrata Rockstar i prezzi saliranno alle stelle come nelle shark card di GTA, raga, normale. Sapete già che poi morirà anche 5M sotto quel lato, perché inizieranno a glitchare, inizieranno a trovare i modi per far soldi pure dentro 5M, che ormai sarà di Rockstar, che è già di Rockstar se l'è comprato. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa acquisizione di Rockstar, se è stata una mossa furba e se vi potrebbe piacere un GTA roleplay su console con un ipotetico GTA Online 2. Bella raga, alla prossima. Shbada bam.